due razzisti, non ci parlo. Due razzisti. Razzisti. Ma devo anche parlare con voi, sì, scusatemi. Spiegamelo, perché sono razzisti? Cosa? Confrontiamoci nel merito. Confrontiamoci? Con i fascisti e razzisti, io non mi confronto. Non è fascista, ah, no, davvero? Allora, però appoggio una persona che appoggia i fascisti e i razzisti, per me è la stessa cosa. Cioè? La Meloni, siete con la Meloni, con Casa Paolo. Sono fascisti. Siete fascisti. Sono fascisti. Forza Nuova, la sempre meglio. Che c'entra? Allora, prima eravate contro i terroni. Prima erano i terroni il male del mondo. E siete anche in un posto pieno di terroni. Ai clandestini, io non ho mai fatto politica, spiegalo anche a me, perché io l'ho fatto. Ah, beh, allora appoggio una, e perché viene con il documento? Adesso mi sono fidato. I documenti li chiedono a voi. Vi faccio una domanda. Okay? Vado a non a voi, ok? Sì, sì. Voi seminate odio e razzismo. In questo momento in Italia non c'è bisogno assolutamente di questo. Seminate odio, sì. La colpa è dei negri che ci rubano il lavoro. Se lavavo la bocca, io sono qui serena, così mi viene. Sì, per forza, voi siete degli sbirri. Io no, è diverso. Posso andare? Ah sì, allora glielo dica di non prendermi i documenti. Dato che tu questo potere. Tu sei venuto lì e hai fatto. Ma hai, per forza. Hai tenuto un atteggiamento, scusami, per quale motivo? Perché veramente basta, io non parlo con i fascisti e con i razzisti. Perché mi insudi ciò. Ma che cos'è? Mi stai insudicendo io. Ma tu lo sai il significato di fascista? Oh, Dio fa! Veramente, se sei degli Diego sei un conto, sennò veramente è fuori dalle palle. Hai capito? Io più ci sto perché ci posso stare. Questo qua, che non so chi sia, se degli sbirri. È un mio collega. Allora fuori dai coglioni. Riprenditi sto cazzo di minchia, fuori. Non ce l'hai. Trovo a prestare. Guarda, non me ne mancano. Non ho dubbi, chiaro. Vabbè, sì, non voglio parlare. Però perché prima loro mi sei venuto e hai usato l'appellativo? Siete razzisti. Non è colpa dei negri clandestini che vengono qua a rubarci il lavoro, se la nostra Italia va male. Non una cassa. Possiamo andare a fare la spesa? Esatto, andiamo a fare la spesa. Per favore. Ripiglia di sto fatto. Purtroppo, lo stereotipo di ciò che sta avvenendo nel nostro paese, in Italia. Io sono stato sempre ossequiosamente devoto ad un assunto che viene ricondotto a Voltaire. Non la penso come te, ma darei la vita affinché tu possa esprimere le tue opinioni. Bava la bocca, offese e non desiderio, anzi rifiuto, di un qualsiasi confronto e dialogo. Allora, chi è il fascista o il razzista? In questo caso, chi si rivolge a me offendendomi, non avendo rispetto del mio pensiero e delle mie idee e di quello che voglio perseguire, perché io ho il massimo rispetto, anche per gente così, che devo dire la verità, faccio un po' fatica, però comunque ho rispetto, ma vorrei confrontarmi e capire. Come vedete, o qui c'è i cervelli che sono atrofizzati, oppure non saprei che spiegazione dare. Questi sono coloro poi che vanno e sono i professionisti del disordine pubblico, sono coloro che seminano veramente in questo senso odio e intolleranza, perché quando non c'è dialogo, possibilità di confrontarsi, non si può dire niente. Signori, credo che sia il momento di cambiare. Queste persone, fiancheggiate dalle colonne del partito dell'antipolizia, degli allergici alle divise, presenti anche nelle nostre istituzioni in Parlamento, non hanno diritto di poter, di essere sostenuti, non devono essere sostenuti, perché questi sono il male della nostra democrazia, sono il risultato di una degenerazione che certamente dobbiamo in qualche modo ricondurre nei parametri della concordia e della pacifica convivenza. Non sarà una battaglia facile, soprattutto sotto il profilo culturale, ma cercheremo di fare anche questo. Da Torino,